Lo scandalo non è l'ipersessualizzazione di queste ragazze, lo scandalo è che queste ragazze non hanno altra scelta. Quando voi commentate per partito preso, ah, quella si comporta da perché vuole fare soldi. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura. Oggi si parla di Corea. Oggi volevo trattare un argomento molto importante, che è il punto del video delle donne, comunque nel mondo del K-pop in Corea, e perché non è la stessa cosa delle ragazze lì, non è la Rai. Ne vorrei parlare con voi e vedere che cosa ne pensate e spero che magari qualche persona che ha lasciato magari dei commenti possa cambiare idea, perché sinceramente mi sa che vi mancano alcune nozioni di che cosa vuol dire essere un cantante K-pop e quali sono i vostri doveri, i vostri obblighi e che cosa porta il contratto. Andiamo a leggere alcuni commenti e poi analizzerò la questione e vi spiegherò veramente perché la situazione è molto più grave di quella che si potrebbe pensare. Leggiamo innanzitutto i commenti. Alle belle ragazze piace mostrarsi, quindi quale imposizione? Sei solo gay? Tu sei solo scemo. Nessuno punta la pistola alla tempia a nessuno. Il problema non è l'ipersessualizzazione di una donna, il problema è chi non gli piace la figa. Andiamo avanti. Vuoi fare soldi? Allora fai quello che dico io nel contratto. Non vuoi fare soldi? Vai a pulire i cessi. Stai tranquillo che se lo fanno ne traggono vantaggio, sicuro, altrimenti non lo farebbero. Fanno finta di essere obbligate perché oggi va di moda dire così e si fanno doppiamente pubblicità. Quando fanno le zozzone attirano un pubblico e quando fanno le vittime ne attirano un altro. Gesti allusivi nei video musicali? Uno scandalo per la Corea? Stai parlando a una nazione che per 20 anni ha fatto soldi sulle ragazzine 14enni di Non è la Rai. Questo comunque erano i commenti, ragazzi, non sono commenti di odio, cioè almeno non li ho interpretati necessariamente come commenti di odio questi, però vorrei mettere la situazione in prospettiva. Allora, è vero che in Italia esisteva Non è la Rai, mi sono andato un pochino a documentare perché non conoscevo molto come funzionasse il programma, però secondo me c'è una grandissima differenza con Non è la Rai e quello che succede nel mondo del K-pop, perché le ragazze del K-pop quando firmano questi contratti, che sono giovanissime, loro si vanno a infognare in una situazione da cui non c'è scampo. Per esempio, se una ragazza di Non è la Rai non voleva lavorare in quell'ambiente, penso che si potesse licenziare. Adesso non so tutte le dinamiche, però da quel che ho capito non erano legate come le sono le cantanti e i cantanti K-pop. E innanzitutto un'altra grande differenza è che Non è la Rai è andata in onda all'inizio degli anni 90, qua si parla nel 2020, cioè sono passati 30 anni, io mi auguro che il mondo si sia un po' evoluto. In ogni caso lo scandalo per me non era stato l'ipersessualizzazione, per me se una ragazza vuole andare in giro a 90 nuda per le strade a me non dà fastidio. Buon per lei, se lei è soddisfatta del suo fisico e lo vuole mostrare a tutti, ma vai, fai quel cavolo che vuoi, a me non dà fastidio, anzi, io invito tutte le ragazze che vogliono fare così a farlo. Però c'è una grande differenza per quanto riguarda i cantanti K-pop. Per capirlo vorrei parlare di il modo in cui questi cantanti K-pop vengono pagati, che in inglese è chiamato the break-even system. Finché questo praticamente livello uguale non è stato sorpassato, non fanno soldi. E ragazzi, non me lo sto inventando io, perché per esempio vi potrei parlare di questa ragazza, non so se conoscete le Fiestar, e c'era una delle componenti che si chiama Chao Lu, che ha detto in TV che praticamente non ha reddito. E non è l'unica idol del mondo del K-pop che si ritrova a oltre 30 anni, dopo aver fatto comunque un passato dove era molto famosa, a non avere soldi in tasca. Cioè è una cosa che comunque succede per molti cantanti K-pop, è una realtà che funziona così, perché comunque le agenzie vanno a investire una quantità di soldi estremamente alta in questi gruppi K-pop e una volta che tu firmi, che tu accetti di stare alle condizioni, tu dichiari che comunque dovrai saldare quel debito in qualche modo, quindi tutti questi soldi che l'azienda investirà su di voi in qualche modo dovranno ritornare nell'azienda. Poi magari vi immaginate quindi i cantanti
K-pop sempre vestiti strafighi, con i vestiti griffati, che vanno alle feste esclusive, che vivono una vita di lusso, ma in realtà non è così, anzi ce ne sono molti che devono vivere con 400 euro al mese, capito? È vero che gli danno vitto e alloggio, però hanno quel minimo indispensabile per poter sopravvivere e poi hanno in più sulle loro spalle questo debito che finché sono giovani magari in qualche modo riescono attraverso le vendite dei CD eccetera a poter, diciamo, mano a mano saldare, ma se in 8 anni non riescono a sfondare, diventare famosissimi, la maggior parte dei gruppi, a meno che non fanno parte delle agenzie grosse, che quelli bene o male quasi tutti sembra che riescano almeno a uscire dal debito, molti di questi gruppi si ritrovano praticamente nella miseria. Quindi, capito, se tu ti ritrovi in una situazione del genere, non ti puntano una pistola, ok, però ti fanno vedere questo contratto e ti dicono: tu hai firmato qui, se tu non accetti di svestire nei music video, tu vai contro le regole stesse del contratto, e se tu vai contro queste regole tu sarai fuori dalla band, ma comunque dovrai ripagarci di tutte le spese fatte. E adesso vorrei fare un po' una lista di tutte le spese che un'agenzia di questo mondo potrebbe andare ad affrontare e che poi questi gruppi dovranno ripagare. Per esempio, anche se avrete visto, che ne so, il dormitorio magari del vostro gruppo preferito, quel dormitorio sarà pagato dall'azienda e anche il cibo che queste ragazze mangiano sarà tutto pagato dall'azienda. Quindi più queste ragazze continuano a stare in una determinata agenzia, più continuano ad accumulare debiti finché non ci sarà il debut e inizieranno a fare dei soldi veri e propri, insomma. In ogni caso, la spesa maggiore che questi gruppi, che queste aziende, insomma, devono affrontare per lanciare un gruppo è appunto le spese che devono affrontare quando devono fare un debut o un comeback. Il comeback costa un po' meno, però comunque è molto costoso. E si parla, qua c'è scritto che in un'intervista che è stata fatta la JYP, costa ben 900 milioni di won per fare il training a un gruppo nuovo. Si parla praticamente di $1 milione. A queste spese inoltre vanno aggiunte tutti i costi per lanciare un album, quindi le registrazioni, la produzione di un album, la produzione di un music video, che sono veramente costosissimi, le foto per fare la copertina del CD e soprattutto il marketing. Adesso vi faccio un po' una lista dei numeri che vanno spesi per fare un comeback o un debut di una qualsiasi band. Si parla quindi di 27 milioni di won per un mini album, neanche un album intero. A questo va aggiunto il costo del music video, che può costare dai 150 milioni plus. Ovviamente poi ci saranno delle aziende che magari fanno dei video che un pochino più low budget, però voi, se pensate a un video K-pop, vi immaginate a un video tipo le Blackpink. Non vi immaginate un video tipo le Cacci, o no? A questo vanno aggiunto comunque altri 20 milioni di won per fare la copertina. E inoltre a tutto ciò vanno aggiunte anche le spese di marketing, che possono andare anche a costare fino a 500 milioni di won tra coreografi, ballerini, make-up eccetera, per farle comparire in un programma televisivo, che praticamente i programmi televisivi sono quelle che più di tutti lanciano queste band, e farle realmente debuttare. Quindi si parla di un costo, oltre a quello del training che vi ho detto prima, di quasi 1,5 milioni per fare un debutto di una band. Quindi l'azienda dovrà spendere queste cifre allucinanti, qua vedete 1,5 milioni di dollari, che dovranno tornare in qualche modo all'azienda. E questo debito sarà sulle spalle dei vari componenti della band. Quindi capite che c'è una grossa differenza tra l'ipersessualizzazione che sia stata fatta non nella Rai. Queste ragazze del K-pop non possono prendere di: ok, me ne vado, lascio, ciao, arrivederci, grazie. Infatti anche per esempio Mina, che ve ne ho parlato in un altro video, che era stata bullizzata per anni, lei ha dovuto aspettare fino alla fine del contratto per dire che non lo voleva rinnovare. Non è potuta andarsene prima. E comunque una che ha provato a togliersi la vita eccetera eccetera, perché comunque lei lo dice, secondo voi se avesse potuto non se ne sarebbe andata prima via dal gruppo? Io penso proprio di sì, però si è trovata nella condizione di non poterlo fare. È veramente una cosa grave e triste. Cioè, capite, lo scandalo non è l'ipersessualizzazione di queste ragazze, lo scandalo è che queste ragazze non hanno altra scelta se questa agenzia del cazzo decide che loro devono essere vendute come un oggetto sessuale. Capite, questo è il vero scandalo, è questo il concetto del video scorso e questo è il video in cui ho voluto analizzare questa questione e spero di essere riuscito a farvela capire. Questo è un sistema che è andato avanti comunque dagli inizi degli anni 90. Adesso si dice che non sia
pandemia così terribile, cioè le agenzie, almeno quelle grosse, cercano un filino di essere più comprensive, anche se poi non lo so, chi lo sa se realmente è così. Secondo me è una cosa che comunque va contro i diritti umani, è veramente ingiusta e trovo orribile che questa cosa succeda. In ogni caso, quindi, quando voi comunque commentate per partito preso, ah, quella si comporta da troia perché vuole fare soldi, pensateci due volte, perché magari non è così, magari si è trovata in quella situazione, magari era semplicemente una ragazza che quando era ancora minorenne, magari lei o i genitori di lei hanno scelto di farle firmare un contratto a cui lei è stata legata e non è potuta più uscirsene. Quindi, ragazzi, magari era solamente una ragazza che aveva il sogno di sfondare e di fare la cantante e si è ritrovata a vivere questa vita, perché comunque è una vita veramente difficile, perché per quanti soldi ti danno, comunque tu tutti gli anni dei trainer non mi sembra che vivrai una vita proprio in allegria, almeno questa è l'impressione che ho avuto io quando ho fatto il video delle 10 regole sul K-pop. Non so se voi avete avuto un'opinione diversa, però questo è quello che ho provato io. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Andatevi a ascoltare la mia musica su Spotify se volete sostenere il mio canale, e noi ci vediamo al prossimo video.